bentornati a un nuovo video. Questo è il video con la mia amica Manuela, un bacio tesoro, ovviamente sempre lei, Manuela Rodríguez. Vi lascio qua sotto, Rodríguez con la Q, vi lascio qua sotto il link del suo canale e del suo video, mi raccomando andate a vederlo subito, ci tengo tanto. E parliamo sempre di antietà, ci spostiamo quindi dopo i sieri, le creme viso antietà, che vi linko qui, l'abbiamo fatto settimana scorsa. Oggi parliamo della zona delicatissima del contorno occhi. È una zona molto delicata perché sappiamo che ha proprio la pelle più sottile, appare più sottile, quindi con più facilità si formano, no, le linee di espressione e poi, ahimè, le rughe. Allora, da dove partiamo? Ho fatto una grande cernita perché io ne ho veramente tantissimi prodotti, non solo quelli che utilizzo ma anche quelli che tengo, so che sono da ricovero, che tengo, cioè i terminati, i prodotti top terminati li tengo proprio per fare questo genere di video. Parto perché ne ho veramente tanti di cui parlarvi. Parto con il top del top, che è Caudalie Premier Cru. Allora, di questa linea vi ho già parlato in riferimento alle due creme viso nel video precedente, appunto nel video scorso. È una linea fantastica, questa è una crema contorno occhi che ho terminato, mi sembra l'anno scorso, non l'ho più ricomprata, volevo ricomprarla ma la ricompro, adesso a Natale me la riregalo perché merita. Poi spesso la troviamo, si può trovare insomma online scontata, sapete che faccio le mie ricerche, vabbè, insomma, comunque Caudalie Premier Cru, quindi è una linea dedicata alle pelli mature, innanzitutto alle pelli mature, alle pelli più esigenti. E cosa fa? Riduce le rughe, riduce le linee di espressione, le rughe che si formano con il tempo, e soprattutto fa in modo, cioè, che stimola, quindi proprio l'utilizzo di questa crema stimola la produzione di collagene, che sappiamo che con l'andare dell'età non viene più, insomma, il collagene, ciao collagene dopo i 40 anni. E quindi utilizzando questa crema è molto d'aiuto. Infatti è una crema, me la ricordo, quasi un balsamo, non proprio pesante, però abbastanza ricca, infatti la utilizzavo sempre alla sera. Credo che sia un formato, no, da 15 ml, no, pensavo di più, ci sono alcune creme che hanno 30 ml, questo 15, però mi è durato tantissimo, o forse anche oltre il PAO, che in questo momento non vedo, comunque vabbè, scritto piccolino. Comunque, se avete una pelle matura, un contorno occhi segnato, pelle intendo, vabbè, insomma, se voi avete siete un po' agenti ad avere una certa età e avete il contorno occhi segnato, date una chance a questo, perché per me fa la differenza. Un altro che sapete è un mio grande amore, che poi ho visto che anche altri l'hanno acquistato, è questo di Kiehl's. Questo di Kiehl's è il rosa arctica, sì, perché invece avevo sbagliato una volta a dirlo, Eye. Allora, questa ha una texture particolarissima, costicchia un po', e non che quello non, anzi quello costa anche di più, però insomma fate un investimento, cioè ne comprate uno, no? E vi dura per un bel po'. Tra l'altro ne ho comprato uno per colpa di Stereo Rose, aiuto, stasera non mi ricordo più i nomi, 2013, insomma, Licia. Per colpa sua ho comprato un sacco di cose, e tra cui anche un prodotto che non mi è ancora arrivato, di cui non vi posso parlare, ma riguarda la zona del contorno occhi. Vabbè, bando alle ciance, continuiamo. Questo di Kiehl's contiene questa rosa che si chiama appunto, come vedete, rosa arctica, che è un fiore che viene chiamato della resurrezione perché riesce a sopravvivere in natura per più di 2 anni senza acqua, cioè, tanto per farvi capire che tipo di prodotto, insomma, di cui stiamo parlando. È pazzesco, io questo l'ho provato durante una seduta alla Coin, dove c'è il corner Kiehl's, a volte hanno una stanzetta dove fanno i trattamenti, mi ha detto vuoi venire? Sì, bene, allora mi hanno fatto provare questo, cioè l'estetista mi ha applicato questo, mi sono guardata e, cioè, boom, proprio la zona così, ce l'avevo così, liftata, è molto idratante, quindi ha un'azione idratante pazzesca. Se avete un contorno occhi secco, io questo lo utilizzo alla sera, ha una texture, lo vedete anche da voi, che non è né una crema, né un balsamo, né un gel, è particolare, particolarissima. È un... non so neanche io tanto descriverla, comunque sì, è una cremina, poi diventa una cremina perché poi si fonde con la pelle e veramente riesce a idratare molto bene la zona e a minimizzare a mano le, i segni di espressione, quindi le rughe. È un prodotto favoloso, mi piace tanto e quindi sono certa che insomma chi lo proverà potrà avere, so che l'ha provato anche Selvaggia Sostegni, mi sembra che anche lei, S&S Style, ne parla molto bene, mi fa molto piacere. Poi, Naobay mi piace tantissimo, questo qui c'è scritto contorno occhi per, perché questo sarebbe anche viso, ma questo mi piace tantissimo, qui dice per, mi sembra, per occhiaie e borse, io non ho occhiaie, borse sì, questa è fantastico, mi piace davvero tanto, ha un'azione rassodante e leggermente anche liftante, ha una consistenza particolare, io la chiamo mousse, e mi piace veramente tantissimo e quando lo utilizzo noto veramente la differenza, mi sto meno sporcando, noto proprio la differenza perché è uno di quei contorno occhi che veramente mi piace tantissimo. Parliamo quindi un po' di bio, un po' di non bio, un po' di vari prodotti, poi vi parlo di due prodotti che io li associo per vari motivi, non tanto per la texture, perché questo ha un effetto blur, questo no, sono questi due prodotti, Clarins, questo è il Multi Active Yeux, eccolo qua, questo l'ho comprato dalla Manu, quindi se volete comprare qualche prodotto, io qua sotto vi scrivo sempre i prezzi, i link, perché lei ovviamente non ha un sito dove, però i prodotti magari di cui vi parlo, adesso vediamo se ne ho qualcun altro, no, forse ho solo questo, no, anche Estée Lauder, comunque i prodotti che lei tiene in profumeria li potete acquistare da lei, perché lei spedisce gratis, vi fa anche uno sconticino. Bene, mi sono sporcata, sto vedendo, sa cosa ho fatto, vabbè, vi fa magari anche uno sconticino e quindi insomma io vi consiglio di ordinare da lei, poi lei prepara dei pacchi con un sacco di campioncini. Va bene, comunque Clarins, questo mi è piaciuto da pazzi, questo è un trattamento antietà, contorno occhi, multiazione, quindi fa un po' tutto, antietà, quindi minimizza le rughe, rassoda, un po' lifta, migliora le borse, migliora le occhiaie, insomma è veramente un multi-active, multiazione come dice il nome. Perché lo associo? Perché tutte e due hanno questo tipo di applicatore, quindi di cui fuoriusciva il prodotto, questo era in crema, questo invece aveva una texture un po' diversa, appunto effetto blur immediato, cioè un effetto blur subito già si vedeva pazzesco e quindi io poi cosa potevo fare? Con questo applicatore, che è freddissimo tra l'altro in questo momento, andavo a decongestionare la zona, quindi preparavo la zona a ricevere il prodotto, miglioravo un po' le borse che io un pochino ho, sempre meno devo dire con l'andare dell'età, perché insomma, tratto molto con tutti i prodotti in sinergia. E questo di NUXE, quindi questo ve lo consiglio, mi piace tanto, è proprio un'antietà, Clarins non delude mai. Questo di NUXE, tra l'altro so che ha 10 brevetti, è particolarissimo, questo si chiama Nuxelance Zone Regard, esatto, Swan Anti-Age, questo cosa fa? Liscia, illumina, illumina, effetto perfezionatore, quindi rende lo sguardo più bello, più fresco, più riposato, più luminoso. A me è piaciuto tanto, veramente tanto, NUXE mi piace come brand, questo sono 15 ml e anche questo appunto ha lo stesso applicatore quello di Clarins e quindi mi piace molto. Poi andiamo a che cosa? Estée Lauder. Gli Estée Lauder ho questi due che sono, questo in realtà è una travel size che forse mi aveva dato proprio la mano, questo è il celeberrimo Advanced Night Repair Eye, questo è un balsamo che io adoro utilizzare alla sera, perché forse per il giorno è un po' troppo, nonostante io abbia comunque un contorno occhi secco e ne ho veramente ormai più pochissimo È un balsamo non grasso però, però un po' corposo, che va massaggiato bene, cioè va picchiettato, va, no? Un bel po', un pochino, insomma, in modo che si assorbe, e devo dire che a me piace tantissimo. E poi ho anche questo, che ormai sto quasi per terminare, di Estée Lauder, che si chiama Revitalizing Supreme, perché questo è veramente, sembra grande, ma in realtà sono 8 ml di prodotto, me l'aveva inviato Estée Lauder tramite Octoly, ma un bel po' di tempo fa. E questo si chiama Global Anti-Aging Gelée, perché questo è proprio un gel che ha proprio un'azione, ve la faccio vedere, si preme qui, molto particolare, anche questo ha un applicatore che è veramente molto piacevole, magari tenendolo in frigo ancora di più, soprattutto d'estate, ora magari non è ancora. È gelée, vedete, è una cremina molto leggera, e anche questo devo dire mi piace tanto tanto tanto. E cosa fa? Io sento proprio che entrambi i prodotti, questi di Estée Lauder, sono una garanzia, come proprio già il brand, no? È una garanzia, e questi li potete acquistare dalla mano, fatevi consigliare, perché poi ci sono varie varianti, scusate il gioco di parole, sono uscite anche di nuove, per chi sta magari tanto a contatto al computer, chi sta tanto al computer, no? Con il cellulare, eccetera eccetera, e quindi anche queste veramente rendono lo sguardo giovane, ecco, ringiovaniscono lo sguardo. Poi passiamo a qualche contorno occhi bio che io amo, io ne ho parecchi. Allora, alcuni li associo perché sono molto simili. Allora, dottor Konopka's ve ne ho parlato non so quante volte in passato, non che adesso non lo utilizzi, anzi questo lo sto finendo, vedo che sono arrivata qui. Questo ricordatevi che innanzitutto è un low cost e costa, cioè costa poco, ed è un 20 ml, quindi già c'è più prodotto, ma è un contorno occhi rigenerante, come viene appunto denominato, eye cream regenerating, e contiene tantissimi estratti, tantissimi oli, perché il dottor Konopka's utilizza proprio delle erbe, qui vabbè, ora ce ne sono tantissime, non le ricordo tutte, biocertificato, Cosmos Organic, vegan, so che contiene la camomilla, l'olio di camellia, è abbastanza ricco, ma non eccessivamente ricco. Questo Natura Estonica, idem, lo adoro, anche questo è bio, vedo che me ne è rimasto tanto così, al contrario però si vede che l'ho messo, eh sì, forse era messo così. Questo ha un'azione lifting, questo contiene il ginseng, come anche questo di White Agafia, entrambi contengono il ginseng, quindi un'azione fortemente antiossidante, ha un'azione lifting, appunto, ginseng e acai. E questo è il ginseng siberiano, vi lascio il link dove poterli acquistare, potete provarli. Questo ad esempio è indicato per una pelle un po' più matura, io ho 46 anni, questo c'è scritto dai 50 anni in su, è in crema, sono entrambi in crema, mi piacciono veramente tanto. Allora, questo l'ho già ricomprato più volte, questo solo una volta di prodotto ce n'è, questo è un 30 ml e questo è un 20, e devo dire che a me piacciono tanto. Poi ne abbiamo uno, anche questo bio, che ho recuperato dai terminati perché l'ho usato tanto tempo fa, è di Natura Verde Bio, sono 15 ml, questo è alla bava di lumaca, e anche questo, come quello del dottor Konopka's, rigenera il tessuto, quindi la zona perioculare viene rigenerata, infatti ecco, rigenerante intensiva, e contiene l'acido ialuronico, il burro di karité bio e la bava di lumaca, che ha un'azione, come sappiamo, elasticizzante, insomma migliora il tono della pelle, e quindi veramente mi è piaciuta tantissimo questa, e sono 15 ml, appunto vi dicevo, questa è biocertificata, io l'ho trovata, mi sembra da lì, là, qua. Un'altra crema contorno occhi di cui forse non vi ho mai parlato a sufficienza, che è tutta ormai rovinata, tanto la sto per terminare, ho visto che c'è una data di scadenza che è 03/20, quindi manca poco, 4-5 mesi, ma la termino, è questa di Sante, si vede? Sì, Sante. Allora, questa si chiama, questa è levigante, ma è favolosa, non solo è levigante, illumina, quindi ha un'azione antietà, sappiamo che abbiamo parlato un po' delle variazioni antietà, no? Quindi antirughe, illuminante, antiossidante, liftante, rassodante, insomma, ok. E quindi questa è una crema levigante per contorno occhi ad azione immediata, mi piace tantissima. Purtroppo non funziona più il dosatore e quindi devo fare ogni volta, devo fare così, però vabbè, insomma, è estremamente levigante, mi piace tanto come leviga proprio la zona, quindi io la picchietto fino su così, e è questa crema, questa cremina leggera ed è anche molto luminosa, quindi in genere la utilizzo al mattino, e proprio bello, uno sguardo proprio radioso e levigato, mi piace tanto. Poi vabbè, mi aiuto anche spesso, ma non sempre, perché io non sono una persona costante, cioè con i prodotti sì, ma con come si chiamano questi? Vabbè, con questi arnesi no. Questo è di HomeMedics, l'ho comprato io, e mi piace tanto perché accompagna, quindi massaggia, vibra anche e riscalda la zona, ma non in modo eccessivo, quindi vibra e fa penetrare meglio le creme. Poi ne ho ancora di cui parlarvi, però aspettate, le levo perché poi va a finire che vi dico sbaglio. Altre creme assolutamente di cui parlarvi sono queste tre. Allora, questa me l'ha regalata la mano e mi piace perché è innanzitutto ha un'azione riempitiva, è di Ischia Terme, giusto? Sì, Ischia Eau Thermale se non sbaglio, che è un brand che tra l'altro vende lei, quindi se vi siete interessate, questa è la linea Perfection Totale ed è filler anti-age, mi piace tanto, tra l'altro è un tubo da 30 ml, quindi gigante, e ha questa azione, quindi quando la utilizzo al mattino come base, anche come base trucco, base proprio correttore, è perfetta, è leggera e proprio noto che va a riempire, no, le linee di espressione, le rughette che ahimè un po' ho, non tantissime però ci sono. Altri due prodotti sono, che per chi non sopporta soprattutto lo consiglio, a me piacciono molto, forse più d'estate, ma anche adesso soprattutto questo sto utilizzando, per chi non sopporta le creme. Tanti di voi mi dicono no, io le creme non le sopporto, hai da consigliarmi qualche gel? Loro, LabCare, questo è il contorno occhi anti-age 3 azioni, è proprio un gel fresco, perfetto secondo me più per l'estate, però va benissimo anche adesso, proprio per chi non tollera, per chi non ha anche un contorno occhi secco, bisognoso di grande idratazione, che comunque questo dà, perché contiene acido ialuronico. E poi abbiamo invece questo nero, io ho anche la crema viso, uguale, sempre di LabCare, e questo si chiama contorno occhi anti-age nero concentrato, eccolo qua, e anche questo mi piace tanto, e lo sto utilizzando in questo periodo, proprio fatto così, è nero come vedete, però poi è in gel, si assorbe velocemente e mi piace perché rimpolpa sempre la zona del contorno occhi, perché ovviamente contenendo acido ialuronico in maggior concentrazione ha proprio una bella azione sempre sul contorno occhi. Poi cosa manca? Sì, mancano questi due che sono due antietà, allora sono più recenti, li sto utilizzando da meno tempo, almeno questo di Garnier Bio alla lavanda, è un anti-age molto leggero, quindi non per le pelli mature, ecco, cioè sì, è un anti-età, ma sappiamo che gli anti-età si utilizzano anche a partire dai 30 anni, quindi ecco sì, lo utilizzo per un'età un po' più inferiore, alle pelli un po' più âgée. E questo di Intra, di cui sto utilizzando una serie di prodotti che mi piacciono davvero tanto, è un contorno occhi, borse, occhiaie biologico con le bacche di goji in melograno, e ha un'azione appunto antietà e biocertificato, e questo è fortemente antiossidante perché contiene le bacche di goji e il melograno, quindi è una bomba proprio antiossidante. Bene, quindi questi erano un po' i prodotti che volevo consigliarvi e che sono i miei preferiti. Fatemi sapere ora qua sotto quali sono i vostri, un bacio a voi, un bacio alla mano e al prossimo video, ciao!